Bari e Matera insieme fanno sistema e aderiscono a Mirabilia, il network europeo dei siti UNESCO. Non vorrei sembrare presuntuoso, ma le Camere di Commercio in Italia fanno rete già da tempo. Lo fanno per tanti motivi, lo fanno per i più disparati motivi di sostegno alle imprese. Questa di Matera, città della cultura, capitale della cultura 2019, era un momento troppo ghiotto per farcelo scappare. Già da tempo con la Camera di Commercio di Matera abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che delinea delle azioni precise che dobbiamo fare sul territorio con le aziende turistiche. Presentiamo un progetto che si chiama Binabilia ed è un progetto concreto, è un progetto fatto da 9 Camere di Commercio d'Italia, tutte quante con siti UNESCO nella loro provincia, nel loro territorio. Vogliamo mettere in rete tutti i siti UNESCO perché crediamo fermamente che il network turistico si faccia così. Fare rete, unire le forze è stata sempre una caratteristica predominante del sistema camerale. La Camera di Commercio di Bari con quella di Matera ha un motivo in più oggi per raccogliere queste forze. Il cordone ombelicale che ci lega in maniera anche molto entusiasmante è la capitale europea della cultura, che dopo l'Expo di Milano sarà l'evento internazionale più importante. Matera rappresenta sicuramente un momento di aggregazione non solo imprenditoriale, ma anche fatto dalla storia, dalla cultura, dalle imprese che credo debbano trovare in questo meraviglioso progetto che io e il mio amico collega Sandro Ambrosi abbiamo voluto in maniera anche provocatoria regalare ai territori, portare avanti. Io ritengo che la cultura non debba essere consumo e non debba essere soprattutto acquisto. Il nostro obiettivo è quindi di far sì che, utilizzando questa opportunità epocale, Matera diventi il centro di produzioni di messaggi e culturali. Come? Organizzando scuole di musica, di teatro, di danza, di segno, di immagine. È chiaro che tutto questo comporta però che Matera debba trovare quei raggi che possono interferire con gli altri territori, cioè non può essere una manifestazione di cortile o di città, deve essere una manifestazione di territorio.